Una ricerca sociale a distanza di un anno dalla prima sulle trasformazioni determinate e accelerate dalla pandemia. Un lavoro focalizzato sul mondo giovanile in tempo di crisi sanitaria che ha coinvolto circa 1.300 soggetti giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Dato particolarmente interessante, in primis perché consente analisi e riflessioni nello specifico territoriale, è che il 21% del campione proviene da Sondrio e provincia. Vittorio Loverso, docente all'ITI Mattei, e i colleghi che hanno accolto la sua sollecitazione sono stati promotori dell'indagine tra i loro studenti. Tre dei sei focus group tematici sono tra l'altro stati svolti proprio con tre classi del Mattei, e i risultati di questo lavoro sono confluiti nel nuovo saggio di Mauro Tuzzolino, Modo prossimo, Voci dal nostro futuro, edito da Arcadia Editore, disponibile in tutte le librerie italiane. Nel volume, uno strumento di analisi significativo per tutti coloro che si occupano di formazione e politiche giovanili, compare anche un intervento di Loverso. Il sondaggio dello scorso anno era quasi un'istantanea della situazione a caldo, invece in questo caso diciamo sicuramente c'è stato il tempo anche da parte degli studenti di rielaborare, di pensare, di avere maggiore consapevolezza e anche di avere maggiore paura. Molti dati dello scorso anno sono cambiati, dire sinteticamente diciamo in peggio, sono cambiati in peggio perché il giudizio sulla DAD ad esempio subisce una decrescita insomma consistente, il giudizio positivo sulla DAD, mentre aumentano i giudizi negativi, ma soprattutto le ragioni dell'insoddisfazione sono ben precise, nel senso che i ragazzi indicano per un buon 54% l'insoddisfazione è dovuta alla mancanza di relazioni umane e un 30% alla scarsa predisposizione dei docenti. Dall'indagine è emerso anche un aumento del disagio, della sofferenza interiore. Mentre lo scorso anno, tutto sommato, c'era una grande fiducia, i ragazzi pensavano che potesse cambiare, ma in meglio, dopo la pandemia, quest'anno invece il giudizio non è così netto, ma sia per quanto riguarda la prospettiva futura, sia per quanto riguarda le relazioni tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e l'ambiente. Cresce anche la sfiducia nelle istituzioni, non tutte però. Lo Stato, le regioni, il sindaco, l'istruzione stessa, il sistema di istruzione decrescono notevolmente, hanno un decremento notevole, mentre l'unica istituzione che ha un incremento notevole è l'Europa, quasi del 20% in più. Ma come ridare certezze a ragazzi che hanno sì il futuro dinanzi a sé, ma sono di fatto in preda a un manifesto disorientamento? L'ascolto. Ascoltare molto, l'attenzione nei confronti di certe fragilità che comunque emergono evidenti, e il coinvolgimento, il tentativo anche di sperimentare a scuola nuovi modi, nuove metodologie di coinvolgimento che possano fare riacquistare una certa fiducia ai ragazzi, una certa motivazione e soprattutto che mettano in ballo anche un aspetto che è sempre trascurato alla scuola italiana, che è il corpo. Quindi l'impatto diciamo emotivo riguarda anche il corpo e le relazioni avvengono anche attraverso il corpo. Laboratori di scrittura creativa, di teatro, di quello che vogliamo noi, sono sicuramente, saranno, io credo, utili ai ragazzi per riacquistare una dimensione umana.